Brescia come luogo ideale per soggiornare in Italia durante Expo e soprattutto le imprese bresciane come fornitrici di servizi di costruzione, manutenzione e gestione dei padiglioni. Un giro d'affari stimato attorno ai 6 miliardi di euro che il sistema Brescia è pronto a fare suo. A dirlo il presidente della Camera di Commercio Francesco Bettoni, che nella sala consigliare camerale ha illustrato assieme agli altri attori dell'ATS, l'Associazione Temporanea di Scopo, lo stato dell'arte delle iniziative del sistema Brescia in favore di Expo. La cavalcata bresciana comincerà a settembre, quando in provincia saranno ospiti gli ambasciatori e le delegazioni dei paesi partecipanti in sopralluogo per decidere luoghi di soggiorno e fornitori di servizi. Sarà allora l'occasione per il sistema di entrare in un giro d'affari miliardario. Non è tutto, già in via di definizione il progetto per le 6 giornate già prenotate a Palazzo Italia, già pronto anche l'ufficio di rappresentanza bresciana nella stessa sede. Obiettivo: presentare le peculiarità territoriali del settore agricolo, industriale e turistico. Sono gli ambasciatori i cui paesi realizzeranno, costruiranno i padiglioni dentro l'ambito di Expo 2015, e questa è la prima iniziativa importante. Perché questo? Perché vogliamo attivare rapporti di collaborazione per fornire a loro la possibilità di conoscere le nostre imprese, le imprese bresciane che possono realizzare e dare tutto il global service a questi 42 paesi che sono che realizzeranno la loro e il loro padiglione. Secondariamente, proprio questa mattina abbiamo presentato la domanda, credo fra i primi in Italia, se non i primi, per la manifestazione di interesse per avere gli spazi nel palazzo e nel padiglione Italia. Abbiamo prenotato 6 giornate e più una sala per, come ufficio di rappresentanza, per tutti i 184 giorni.